Complimenti, congratulazioni. Da anni ormai Bardis ci regala dei premi meravigliosi ed infine, grazie ad un'importante istituzione che collabora con il premio Sciacca, si è creato un momento artistico molto interessante, ovvero con la Federazione Italiana Tradizioni Popolari, qui rappresentata dal presidente nazionale Benito Ripoli, presidente della Federazione Mondiale IGS, che salutiamo, e ovviamente rappresentata anche da una numerosa delegazione che oggi si esibirà in costume nazionale. Li vediamo già arrivare, li accogliamo con un applauso. Federazione Italiana Tradizioni Popolari, cantano la Valsugana, brano popolare trentino, e poi la Madonnina, un canto dedicato ai capelli. Tradizioni popolari, amici fedeli del nostro premio, e ora passiamo ai premi speciali della giuria. Siamo alla terza ed ultima parte del nostro premio. Now we are going to present a special jury award, e subito per la sezione carriera abbiamo due premiati. Il premio di quest'anno 2015, sezione carriera, premio speciale giuria, va al presidente dottor Ettore Torri e alla professoressa Serenella Pesarin. A premiare sono il cavaliere Arturio Politi e l'avvocato Antonio Circosta. Ah, la dottoressa, la professoressa Serenella Pesarin non si aspettava il premio? No, va bene. È emozionata, questo lo sappiamo, ma sappiamo anche che è vicino al nostro premio da sempre ormai. Quindi, presidente dottor Ettore Torri e professoressa Serenella Pesarin, il presidente Torri. Congratulazioni. In 50 anni di attività nella magistratura ordinaria vi ha percorso tutti i gradi fino a quello massimo di procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Si è occupato di importanti processi in materia di criminalità economica, organizzata e terrorismo, numerosi gli incarichi ricoperti come docente universitario, attualmente presidente del Collegio di Vigilanza dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, collegato con la Banca d'Italia. La professoressa dottoressa Serenella Pesarin, la sua lunga carriera, ne abbiamo parlato anche prima, professionale nella pubblica amministrazione, è stata contrassegnata da una forte passione civica per il bene comune, specialmente per i giovani, a cui ha dedicato le sue migliori energie e capacità. In qualità di direttore generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari del Dipartimento della Giustizia Minorile, ha realizzato progettualità all'avanguardia nel favorire la riabilitazione dei minori. Quelli del premio Sciacca sono alcuni degli esempi. Presidente dottor Ettore Torri, professoressa Serenella Pesarin, premio speciale giuria, sezione alla carriera. Grazie, grazie e congratulazioni. Io questo premio lo dedico innanzitutto ai giovani e ai giovani del penale. Loro mi hanno dato una grande forza, ma soprattutto un grande insegnamento che solo la sofferenza può dare. Quello cioè di dare senso e significato alla propria vita, e ringrazio questo Stato che mi ha dato la possibilità di assumere una responsabilità in un settore difficile
e ringrazio anche nostro Signore che mi ha dato la forza e il coraggio di superare i momenti di tristezza e di isolamento che soprattutto chi ha responsabilità avverte. Però dobbiamo credere nei giovani, in questo Stato, in questo Paese, nella Chiesa. Mai come oggi ci serve veramente risvegliare le anime. Il tempo è scaduto. Grazie a voi e grazie Bruno e alla giuria. Ho giocato in casa. Grazie. Mi avete commosso. Grazie. Grazie. No, 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 Serenella, professoressa, io Serenella la chiamavo per nome. Serenella. Io sono molto... Io ero pestifera e continuo ad esserlo. Per i giovani, per la giustizia sociale, per i diritti umani, poi per me stessa mi vergogno tantissimo. Volevo chiederti una cosa, appunto il tuo essere pestifero, l'essere combattivo, che non si arrende mai, ma ci sono state delle volte in cui hai pensato non ce la posso fare rispetto magari a condizioni e situazioni, magari rispetto a giovani particolarmente pestiferi? Certo. Ci sono delle volte in cui... No, ci si arrende? Certo, non si arrende, si avverte quasi l'impotenza, poi la resilienza, poi sempre la provvidenza, perché dobbiamo leggerla, c'è sempre, e se ci muoviamo per la donazione, è stato detto per gli altri, ci appare, dobbiamo metterci gli occhiali, tante volte siamo pigri, crediamo in questa Europa, nello Stato, qua ci sono tante rappresentanze, e guardate, non andiamo dietro a tutte queste situazioni buie. Credo che l'uomo possa risorgere e la storia dell'umanità ci ha insegnato questo. Crediamoci per favore, come i giovani hanno creduto in noi e noi abbiamo creduto in loro. E tanti hanno risorriso e fatto diventare quel sogno di riscatto realtà. Ce la possiamo fare insieme, grazie. Grazie, grazie, belle parole di speranza e di ottimismo della professoressa Serenella Pesarin. Andiamo ad un altro premio, sezione attività sociali e di volontariato, il premio intitolato a Maria Grazia Balducci Rossi. Now we are going to present a special award for social activity and voluntary. Premiano il dottor Tommaso Rossi, presidente della Fondazione Maria Grazia Balducci Rossi per i più bisognosi, e il dottor Andrea Rossi, presidente della ONG omonima. I premi in questa sezione sono due e vanno a due straordinarie persone che vi farò conoscere in questo momento: Leonardo Cenci e il grande ufficiale Giuseppe Procopio. Eccolo qua, Leonardo. Ben trovato. Ciao, ben trovato. Leonardo Cenci e Giuseppe Procopio, grande ufficiale Giuseppe Procopio. Siamo nella sezione attività sociali di volontariato Maria Grazia Balducci Rossi e ora andiamo a conoscere la motivazione. Congratulazioni. Leonardo Cenci, ragazzo alla mia sinistra, che ho avuto modo anche di conoscere di recente perché ci siamo incontrati in una manifestazione sportiva a carattere sociale a Perugia. Leonardo, attraverso l'esperienza della malattia del cancro al polmone che lo ha colpito qualche anno fa, con una diagnosi di 6 mesi di vita, ha maturato l'idea di fondare un'associazione Onlus dal nome Avanti Tutta, per dare sostegno e forza di vivere ai malati oncologici. Ha collegato nelle sue molteplici iniziative di solidarietà il messaggio di fede e di speranza di San Francesco d'Assisi con la pratica sportiva, portando così sollievo in luogo di angosciose attese. Leonardo Cenci. Grande ufficiale Giuseppe Procopio, con la sua affermata attività imprenditoriale di oltre 60 anni ha raggiunto importanti traguardi realizzando progetti di qualità come la città del mobile. Ha unito agli eccellenti risultati professionali un generoso e costante impegno sociale che lo ha visto anche artefice della costruzione di una chiesa e annesso complesso parrocchiale e del restauro di diversi edifici di culto. Attualmente sta allestendo un importante centro di accoglienza e riposo per anziani in collaborazione con l'Istituto Don Calabria. Grande ufficiale Giuseppe Procopio e Leonardo Cenci, vincitori del premio speciale giuria Maria Grazia Balducci Rossi. Leonardo, congratulazioni. Grazie. Congratulazioni. Grazie. Grazie. Grazie, grazie mille. Premio speciale giuria per l'imprenditoria socio-sanitaria. Now you are going to present a special award for social and health activities.
A premiare sono il generale Angelo Giustini, che consegnerà una scultura, la dottoressa Nadia Tomaselli, presidente di Implea Group, e il premio è assegnato alla dottoressa Paola Canegrati. Congratulazioni, dottoressa. Leggo la motivazione del premio speciale giuria per l'imprenditoria sociosanitaria. La dottoressa Canegrati è amministratore delegato e legale rappresentante del prestigioso gruppo Implanta S.p.A. Con le sue competenze e capacità professionali ha saputo realizzare un sistema innovativo di imprenditoria sanitaria che coniuga gli eccellenti traguardi tecnoscientifici raggiunti nel campo della odontoiatria con la positiva valenza sociale del trattamento degli utenti, specialmente nelle fasce delle fasce economicamente più svantaggiate. Congratulazioni, complimenti. La dottoressa Tomaselli e il generale Giustini le consegnano i premi speciali. Salve, salve. Grazie, congratulazioni. Grazie, grazie. Salve. Grazie anche a Implea Group, ovviamente, per la collaborazione e per la partecipazione. Now we are going to present the Special Economy Award. Parliamo di economia, premio speciale giuria per l'economia. A premiare sono l'onorevole Gaetano Rasi e il dottor Giacomo Meschini. Il premio va al professor Bernardo Giavala Quinto dal Cile, che per motivi familiari non ha potuto essere qui presente, ma a ritirare il suo premio è Sua Eccellenza Monica Jimenez de la Chiara. Dottor Giacomo Meschini e l'onorevole Gaetano Rasi sono già pronti, il premio invece appunto ritira il premio Sua Eccellenza Monica Jimenez de la Cara, ambasciatrice del Cile presso la Santa Sede, e anche il professor, pardon, perché ci sono due premi, l'altro è al professor ingegner Fausto Capalbo. Palbo, grazie. Professor Bernardo Giavalquinto, economista con all'attivo una vasta produzione scientifica e incarichi di forte rilievo, è presidente della prima scuola di social business in America Latina, che si prefigge di attuare l'ambizioso disegno di sconfiggere la povertà. Congratulazioni. Il professor ingegner Fausto Capalbo, invece, presidente dell'Istituto per la Cooperazione Economica Internazionale e i Problemi dello Sviluppo. Il professore è specializzato in economia dei trasporti e in politica industriale e ha svolto importanti attività accademiche ed è stato più volte consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di vari ministri. Congratulazione a voi, premio speciale giuria per l'economia. Grazie. Grazie, congratulazioni. Congratulazioni. Professore, a lei. Professor Rasi, un saluto è d'obbligo per... Sì, colgo l'occasione per inviare anche a nome vostro un saluto al professor Giuseppe Santaniello, presidente della giuria di questo premio, che per l'età e le condizioni di salute oggi non è presente. Lo sostituisco, ne ho l'onore ma anche l'onere. Vi ringrazio. E porterò anche a nome vostro i saluti al professor Santaniello, illustre giurista e presidente del Consiglio di Stato. Grazie all'onorevole Rasi, altro cuore pulsante del nostro premio e di questa 14ª edizione del premio Giuseppe Sciacca, sezione attività istituzionali, Special Award for Institutional Activities. A premiare è il cardinale Castrion e dottor Tommaso Rossi. I premiati sono il presidente dottor Viktor Petrovich Ivanov, ambasciatore Daniele Mancini, presidente senator Giacomo Stucchi. Buonasera. 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 Buonasera, congratulazioni. Ricevono direttamente dalle mani del cardinale Castrione e dottor Tommaso Rossi il premio sezione attività istituzionali.
Intanto vado a leggervi le motivazioni, prego. Per il presidente dottor Viktor Petrovich Ivanov, presidente dell'Agenzia della Federazione Russa per il contrasto ai narcotici, ha attuato validi sistemi di prevenzione e di lotta alla criminalità organizzata che, oltre a conseguire importanti successi nel proprio paese, lo hanno reso un modello di efficienza in ambito internazionale. Congratulations. Sua Eccellenza l'ambasciatore dottor Daniele Mancini, ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede, diplomatico di alto profilo professionale, di grande capacità comunicativa. Dal 1978 a oggi ha ricoperto importanti incarichi a Baghdad, Parigi, Islamabad, Washington e presso la NATO e Bruxelles. Presso la NATO a Bruxelles. Oggi è a capo dell'ambasciata italiana presso la Santa Sede, dove ha stabilito importanti iniziative per il consolidamento dei rapporti tra i due stati. Sua Eccellenza l'ambasciatore dottor Daniele Mancini. E infine, per la stessa categoria, il presidente senator Giacomo Stucchi. Dopo aver ricoperto vari impegnativi incarichi istituzionali, dal 2013 presiede il COPASIR, che è il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, dove affronta con grande capacità e competenza il controllo di uno dei più delicati sistemi di pubblico interesse, qual è la tutela della sicurezza nazionale. Presidente, senator Giacomo Stucchi. Grazie al dottor Rossi e al cardinale Castrion Hoyos. Grazie. Vorrei un saluto da parte dei premiati. Grazie. Parto da lei, dottor Ivanov. Abbiamo anche una traduzione simultanea russa. Прежде всего я хотел поблагодарить уважаемое жюри под председательством почетного председателя Государственного совета Италии Джузеппе Сантаньело за присуждение мне почетной премии Джузеппе Шак. Anzitutto vorrei ringraziare la giuria presieduta dal presidente d'onore del Consiglio di Stato professor Santaniello per avermi insignito di questo prestigioso premio intitolato alla memoria di Джузеппе Шакка. Работая на государственной должности, я хотел бы упомянуть слова известного русского православного философа Владимира Соловьева. Per quanto riguarda il lavoro nelle organizzazioni statali della Federazione Russa, vorrei ricordare le parole di un famoso filosofo e statista russo Владимир Соловьев. Он формулировал это так: главная цель государства не заключается не в том, чтобы превратить жизнь на земле в рай, а в том, чтобы не допустить ее стать адом. La funzione dello Stato non è creare il paradiso in terra, ma evitare che sulla terra si crei un inferno. Именно поэтому наша общая задача и здравоохранения, и образования, и правоохранительных органов, и, конечно, неправительственных организаций, церкви, не допустить потери среди нашей молодежи, не допустить ее саморазрушения, деградации и стремления в ад. E per questo la nostra funzione, che coinvolge le autorità competenti per la sanità, per la formazione, le autorità giudiziarie, la Chiesa e tutte le organizzazioni non governative, è evitare che fra la gioventù si diffonda quel degrado e quell'autodistruzione che è provocata dall'uso dei narcotici e delle droghe. Именно слаженными усилиями, я уверен, нам удастся это сделать. Я очень признателен еще раз за присуждение премии. Я горд за Россию, горд за профессиональную деятельность и счастлив находиться здесь среди выдающихся людей и в надежде на сотрудничество и совместную работу против общего зла. Ovviamente si tratta di una missione difficile, ma noi ce la mettiamo tutta, per questo sono molto grato per il riconoscimento che a questa attività viene dato dal premio. È un onore per me, è un onore per la Federazione Russa, è un onore per il servizio che rappresento e spero che possa, come dire, da questo momento rappresentare un incentivo per una cooperazione anche a livello internazionale per conseguire questo obiettivo. Grazie mille. Lei poi mi spiegherà, scusimi, dove ha imparato il russo? Suppongo lei sia italiano. Sono italiano, ma studio, diciamo, fra l'Italia e la Russia, quindi... Complimenti, congratulazioni. A proposito di giovani eccellenze, e se parliamo di sicurezza, dottor Stucchi, lei presiede, come dire, la stanza dei bottoni, la nostra sicurezza dipende da lei, da voi, in qualche maniera.
Buonasera a tutti, anch'io naturalmente mi associo ai ringraziamenti per questo premio che spero di aver meritato, nel senso che è un premio che va a una persona ma va a un comitato che sta lavorando su temi molto delicati e ahimè anche di estrema attualità. Dare la parola a un politico questore è difficile, nel senso che potreste rischiare di star qui per un paio d'ore ad ascoltarmi, ma siccome presiedo un comitato che fa della riservatezza e del silenzio le sue parole chiave, le sue parole guida, credo che sia opportuno limitarsi solo a due considerazioni. La prima, il ringraziamento anche a tutte le persone, le donne e gli uomini che lavorano per garantire la sicurezza dei nostri cittadini in Italia e all'estero. Lo fanno spesso in situazioni molto delicate, lo fanno spesso rischiando la propria incolumità fisica. E la seconda è il ringraziamento per quello che rappresenta questo premio, per i valori di riferimento che sono importanti, e il fatto che ci venga ricordato quanto siano importanti forse ci sottolineare quanto manifestazioni di questo tipo debbano trovare una eco ancora superiore all'interno della nostra comunità. Quello che fate voi è sicuramente un'iniziativa che deve travalicare quelli che sono anche i confini che oggi sono stati raggiunti, perché i valori di riferimento di tutti noi che oggi qui siamo presenti e che riteniamo importanti sono valori fondamentali per lo sviluppo delle nostre comunità. Grazie. Grazie. Dottor Mancini, lei invece qui rappresenta, come dire, il collante tra i due paesi, tra i due stati in questo momento. Ragione, buonasera, buonasera a tutti, eminenze, eccellenze, pubblico. Innanzitutto consentitemi di ringraziare per l'onore che mi è stato fatto per essere qui presente questa sera e per ricevere e ritirare questo bellissimo premio. La diplomazia, lei ha ricordato il valore della diplomazia e lei quello della riservatezza, quindi non ci sarebbe molto da aggiungere a questo proposito, però ricordiamo le parole del Santo Padre, di Papa Francesco, il nostro Papa, quando ci dice che quella che è in atto oggi in tante aree del mondo, e abbiamo visto alcuni momenti di guerra, di tragedia in Siria, ecco, è una guerra mondiale fatta a pezzi. Ecco, la diplomazia credo che occorra e ne occorra ancora di più, insieme a tanta buona volontà, anche per superare situazioni di questo tipo. E poi mi faceva piacere ricordare le tre parole che ha utilizzato il nostro tenore poc'anzi, quando ha parlato di speranza, di coraggio e di orgoglio. Ecco, al di là del fatto che siano doti italiane, credo che siano, ecco, doti che tutti gli esseri umani condividono, e di queste tre credo che quella più importante in un momento difficile come questo delle nostre relazioni internazionali sia proprio la speranza, che mi pare di ricordare una virtù teologale. Grazie a tutti, buonasera. Grazie, grazie mille, grazie, grazie al Presidente Ivanov, grazie all'Ambasciatore Mancini, al Presidente Senatore Stucchi. Allora, arriva un momento toccante del nostro premio, perché questa è una sezione dedicata alle attività istituzionali ad memoriam, in cui si ricordano persone che hanno sacrificato la propria vita per il nostro Stato, per la nostra bandiera. E il premio attività istituzionali ad memoriam va ad Alessia Chiaro. A ritirare il premio i genitori Claudio Chiaro, Patrizia Coltellesi. A premiare il generale Nicola Gelao, il generale Francesco Diella e il generale Gerardo Restaino. Salve. Claudio e Patrizia sono i genitori di Alessia. Alessia, caporalmaggiore degli Alpini, che durante un'esercitazione militare in montagna per far passare in sicurezza una comitiva di turisti, precipitava a valle lasciando la vita all'età di soli 25 anni.
Il suo nobile atto di altruismo, con il quale ha anteposto il bene del prossimo alla propria vita, costituisce un esempio di grande generosità e nobiltà d'animo, che è motivo di speranza in un mondo migliore. Premio Attività istituzionale ad memoriam ad Alessia Chiaro. Generale Gelao, parole da trovare in questa occasione sono difficili, però a lei il compito di ricordare la figura di Alessia e di chi appunto sacrifica la propria vita per la nostra bandiera. Sì, come diceva giustamente lei, è molto difficile trovare le parole adatte, anche perché siamo davanti ai genitori di una ragazza che ha sacrificato la propria vita per il prossimo. E non ci sono parole per poter descrivere quanto possa essere il dolore dei genitori, ma anche quanto possa essere il dolore dei comandanti, quanto possa essere il dolore dei commilitoni che hanno vissuto insieme a questo graduato. E insieme a lei vorrei ricordare tutti i militari in particolare che hanno sacrificato la propria vita per il bene comune. E con questo io voglio portare il saluto e il mio abbraccio affettuoso da parte di tutte le forze armate italiane ai genitori di questa valorosa ragazza e ai genitori di tutti coloro che hanno perso un proprio caro in uniforme in nome delle stellette e della bandiera italiana. Ci avviamo verso gli ultimi premi speciali. Questo è un premio alla fede e alla sacra liturgia. Now we are going to present the Special Faith and Liturgy Awards. A premiare sono il principe Ruspoli e il governatore Leonardo Sacco. Il premio 2015 è assegnato a Sua Beatitudine Gregorius III Laham. Il patriarca è impossibilitato a trovarsi qui stasera, delegato a ritirare il premio in sua vece Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Ilarion Capucci. Ben trovato. Chiamiamo anche il signor Fotis Poniros, che ha realizzato il piatto in argento donato dal premio al patriarca Gregorios III. Buonasera, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Ilarion Capucci, che ritira appunto il premio per Sua Beatitudine Gregorios III Laham. Grazie, grazie. Sua Beatitudine Gregorios III Laham, patriarca di Antiochia, di tutto l'Oriente, di Alessandria, di Gerusalemme, dei Melchiti, fine studioso, con il suo alto ministero ha dedicato un grande impegno alla propagazione della fede attraverso la liturgia, pubblicando tra l'altro il libro della Divina Liturgia. Si è adoperato con determinazione e coraggio nella difesa dei cristiani di Siria, che soffrono da anni una violenta persecuzione. Premio Fede e Sacra Liturgia a Sua Beatitudine Gregorios III Laham. Grazie anche a Fotis Poniron. Nel nome di Sua Beatitudine, il patriarca Gregorio III, assente di corpo, però presente di cuore, grazie tanto per questo bellissimo regalo così prezioso. Grazie, grazie.
Grazie a lei, congratulazioni. Grazie. Grazie anche al governatore Leonardo Sacco e al principe Ruspoli. Giorgos Poniros può anche rimanere qui per un altro premio. Grazie, sì. Allora, adesso passiamo al premio Azione Missionaria e Opere di Solidarietà Sociale, quindi we are going to celebrate a very important award, Action Missionary Award. Conosciamo insieme in questo video il vincitore del premio. The Archbishop of Albania, Anastasios Yanolatos, has played a principal role in the resurrection of external missions in contemporary Orthodoxy. His missionary work began in East Africa in 1964, Uganda, Kenya, and in Tanzania, where he baptized the first Orthodox Christians. In the 80s and for 11 years following, he traversed the savannas and the jungles, offering the treasure of the Orthodox faith with much love and self-sacrifice in isolated areas. In 1991, the Ecumenical Patriarchate elected and sent missionary Anastasios as the Patriarchal Exarch on an extremely difficult mission to Albania, destroyed by the Stalinist regime of Enver Hoxha. The problems were enormous. The churches were either in ruins or had been transformed into depots, entertainment centers, offices, or stables. He began by founding a residential theological academy to prepare a new local clergy, since only 15 had survived the terrible persecution. In his travels, Archbishop Anastasios is received with enthusiasm and evident gratitude. Να έχετε ένα τέτοιον προκαθήμενο της Εκκλησίας σας. Σας μακαρίζομαι αληθινά, διότι ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος είναι ένα δώρο του Θεού προς την ανθρωπότητα. Τον ευχαριστούμε και τον συγχαίρομαι από καρδίας δια τους νυχθημέρους σκόπους του, δια την ανασυγκρότηση της αστοκεφάλου Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας. Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός. Μέσα στο ζωφερό σκοτάδι που αγκαλιάζει την ανθρώπινη ύπαρξη, στα μεσάνυχτα του πόνου, της αρρώστιας, της ανέχειας, της αδικίας, της απογνώσεως, η Εκκλησία προσκαλεί. Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός. Όσο και αν φαίνονται παράλογα και οδυνηρά όσα συμβαίνουν γύρω μας και μέσα μας, υπάρχει ωστόσο νόημα στην ανθρώπινη ζωή. Η δικαιοσύνη και η αγάπη του Θεού πήραν την πιο θριαμβευτική εκφρασή τους με την Ανάσταση του Χριστού, καταργώντας τη δεσποτεία του μίσους και του θανάτου. Εδώ κορυφώνεται το αιώνια πασχαλινό μήνυμα του Ευαγγελίου. Το πασχαλινό φως αποκαλύπτει τη σταθερή σχέση Αναστάσεως και Σταυρώσεως και μας προσκαλεί να αποδεχθούμε τη λογική της εκούσιας θυσίας ως μορφή ζωής που νικάει κάθε είδους θάνατο. Η Ανάσταση δεν είναι κάτι που έρχεται μετά το Σταυρό. Η Ανάσταση βρίσκεται μέσα στο Σταυρό. Il premio Azione Missionaria e Opere di Solidarietà Sociale va a Sua Eccellenza Reverendissima l'Arcivescovo Anastasios, capo della Chiesa Ortodossa d'Albania, Arcivescovo di Tirana. A premiare il principe Don Flavio Borghese. A premiare il principe Don Flavio Borghese, già arrivata la professoressa Bafataki Georgios Tsoukalis. E il presidente del premio, Don Bruno Lima.
Teologo e storico delle religioni, conosciuto in tutto il mondo e autore di numerose importanti pubblicazioni scientifiche tradotte in più lingue. Si è dedicato con straordinario impegno anche all'azione missionaria in Africa. Annovera fra i suoi meriti, tra l'altro, la costruzione di 145 nuove chiese e l'averne restaurate 70. Ha realizzato grandi opere sociali, scuole, ospedali e centri di formazione professionale, mirando a interventi non solo assistenziali, ma capaci di educare al riscatto della povertà attraverso l'impegno all'iniziativa e alla gestione diretta da parte delle varie popolazioni. Il premio Azione Missionaria e Opere di Solidarietà Sociale va a Sua Eccellenza Reverendissima l'Arcivescovo Anastasios. Capo della Chiesa Ortodossa d'Albania, Arcivescovo di Tirana. It was a great surprise for me to hear about this award. I would like to express my warm, warm thanks to the jury, to all the members, especially to the President and to General Secretary, for their own kindness to offer me this one. Excuse me, since all of us, we are in the church, to underline two special verses that has to do with this voluntarism that is the center of the effort of the Giuseppe Sciacca Award. I started to understand as a child, the tragedy of human history during the dark period of the Second World War. Many of my colleagues thought that they could find their longing for a just society in various abstract ideologies, and especially in communism. Another group of us, longing for freedom, justice, and mainly for love, we decided that in order to realize our vision, the only way was to follow Christ, who not only spoke, but also gave his life for the world. In the book of our inspirations, the Bible, there are two verses, and I would like to underline this, that sealed our decisions. First, from the first epistle of St. John the Evangelist, a verse that for me is the most clear and magnificent and always revolutionary definition about the supreme reality. God is love, and he who abides in love abides in God, and God abides in him. And in the Greek original, ο Θεός αγάπη εστί, και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει, και ο Θεός εν αυτό. Revealing the dynamic love without borders. The second verse is from the Gospel of St. John, where Christ explains his decision for voluntary acceptance of his sacrifice. Unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. And in Greek original, εάν μη ο κόκκος του σύ του πεσώνει στην γη να αποθάνει, ούτως μόνος μένει, εάν δε αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. These particular verses offer to us keys for the right decision in difficult situations and challenges to dedicate ourselves to the church, serving especially the restless youth, to live for missionary efforts and diaconia among suffering people in Africa, to accept to go to Albania, where for half a century the church was fully destroyed and the people suffered the injustice of being deprived of faith that gives love and hope, and to work for the restoration and solidarity among peoples and various religious communities. I am persuaded that
in order to find ourselves. We must offer ourselves, sharing with simplicity and humility what we receive from God. And that this is a principle that remains crucial for persons, families, and nations. When voluntarism is, then voluntarism is not simply an ideology, but it is a vision to approach the supreme reality, who is the God of love, and to serve effectively humankind. Congratulations to Giuseppe, Sacca, awards. Thank you so much indeed. Grazie tante. Mi permettete? È un onore grandissimo questa sera che abbiamo eccellenti premiati, però per noi che siamo greci è un onore grandissimo, grandissimo la presenza dell'arcivescovo di Albania Anastasios, perché oltre l'opera che fa, che è un'opera sociale molto grande, fa un'opera di civiltà, però la cosa più importante è la benedizione che ha nel suo cuore. E vorrei dire una cosa personale. Nel 2005 io sono premiata qua, nel premio Giuseppe Sacca. Sono passati 10 anni. Io vorrei ringraziare di cuore il presidente del premio, Don Bruno Lima, e vorrei ringraziare di cuore la mamma di Giuseppe Sacca, la signora Sacca, perché veramente suo figlio, che non vive, per, no, per tutti noi è un angelo che unisce i popoli. Un applauso alla signora Sacca. Quella che vedete è una, un premio, una scultura in vetro offerto dal paese greco al Sua Eccellenza Reverendissima l'Arcivescovo Anastasios. Grazie, grazie mille. Grazie anche a Giorgos Ponios per questo omaggio. Grazie. Allora, adesso abbiamo un altro importante premio, il penultimo in ordine di arrivo. Don Bruno, resti qui con noi, anzi inviterei a raggiungerci il dottor Tommaso Rossi e Giorgos Ponios, che ha realizzato una legno in oro e il piatto artistico in argento donato dal premio al cardinale che sta per ricevere il premio. È il premio Cultura, Cultural Award, a premiare il principe borghese e il principe Ruspoli. Il premio di quest'anno va a Sua Eminenza Reverendissima, il signor Cardinale Georg Pelle. Georg Pelle, prefetto della Segreteria per l'Economia. Grazie, grazie. Storico della Chiesa, dopo gli studi presso la Pontificia Università Urbaniana e la specializzazione presso l'Università di Oxford, unisce ai numerosi e importanti incarichi pastoriali una speciale attenzione al campo dell'educazione. Presidente tra l'altro l'Istituto di Educazione Cattolica e in qualità direttore del seminario Corpus Christi College, è membro del gruppo di cardinali che svolge il ruolo di consiglio del Santo Padre Francesco nel governo della Chiesa Universale per studiare un progetto di revisione della Curia Romana. È il primo prefetto della Segreteria per l'Economia. Giorgio Pell, Premio Cultura 2015 e Premio Internazionale Giuseppe Sciacca. Ritiri il premio, poi la parola a Sua Eminenza il Cardinale.
momento voglio dire soltanto alcune brevi parole. Eminenze, eccellenze, presidenti, componenti del comitato di presidenza, autorità, religiosi, civili, militari, signori e signori. E prima di tutto voglio offrire le mie scuse per il mio dialetto. Perché io... Io ho studiato qui a Propaganda Fide, in questa università. Sono arrivato qui più di 50 anni fa. In quei giorni l'Australia era ufficialmente un paese di missione. E io ho vissuto al collegio di Propaganda Fide. Eravamo di 63 nazionalità. Soltanto il 20% di noi eravamo europei, bianchi. Era un'esperienza dell'universalità della Chiesa che era molto, molto imponente, molto importante per me. Il nostro rettore al collegio era Monsignor Cenci, un bravissimo romano italiano, e che lui, era lui che diceva che noi avevamo il nostro dialetto propagandese. E voglio dire semplicemente grazie per questo onore, è veramente un onore per me. Sempre, per tanti anni ho lavorato nell'educazione. Ho capito l'importanza delle scuole, delle università, della cultura. Perché il mio messaggio è esattamente lo stesso come della sua eccellenza. Noi parliamo del buon Dio, della realtà del buon Dio, della realtà del suo amore per tutti noi, malgrado le sofferenze e di fatto delle sofferenze. Noi siamo membri parti dell'Europa cristiana. Gesù Cristo non era europeo, ma certamente Europa. Europa reale e cristiana, perché è dedicato alla fede, speranza e amore, cose semplici ma fortissime. Noi seguiamo la via della pace e del bene. Era una benedizione per me che ho vissuto tanti anni come vescovo e cardinale sotto Papa Giovanni Paolo II, che ha fatto un contributo così profondo al recupero della libertà dell'Europa centrale e orientale. E anche ha fatto un gran contributo nel nostro mondo occidentale, perché ha contribuito di stabilizzare la Chiesa fondato sul Vangelo e sull'importanza della verità. E voglio concludere dicendo che anche è una benedizione per noi che siamo qui sotto la guida di Papa Francesco. Lui è un esempio di povertà reale, vissuto semplicemente per tanti anni. Una persona di fede che porta l'amore di Dio verso, specialmente verso tutti chi soffrono, chi stanno in difficoltà, come noi dice sempre, verso le periferie. Grazie, e mi appoggio. Grazie e congratulazioni anche per il suo italiano. Sua Eminenza Reverendissima, signor Cardinale George Pell, Premio Cultura 2015. Intanto, come dicevamo, Giorgio Sponico dalla Grecia ha realizzato l'anello in oro e il piatto artistico in argento donati dal premio al Cardinale Pell. Ecco qua. Grazie. Grazie, grazie a tutti, grazie. Allora, ci siamo, Don Bruno, siamo addirittura d'arrivo. Forse non abbiamo neanche il tempo di... Non ce l'abbiamo il tempo farci una canzoncina. In realtà siamo arrivati quasi alla conclusione del premio, perché abbiamo il premio assoluto da consegnare. Maestro, vuole venire? Vuole raggiungermi? Perché proviamo a fare una... a intonare... Dimmi, dica.
Date il microfono a Bibi. Sì. Sabrino Zappa è un personale eccezionale, è amico nostro da molti anni. Vabbè, ci fa questo onore di presentare il premio, però un bravissimo conduttore televisivo, radiofonico, è un performer, canta, un attore anche. Lei è una mia amica soprattutto. No, è vero, e lo ascolterete. È molto famoso in Italia anche. Un applauso a Sabrino Zappa per tutti questi anni. Anche loro hanno visto di recente un tuo programma Tale Quale Show in Grecia, allora mi dice: ma come viene a presentare il premio in Vaticano e non ci canti una canzone? Anzitutto non sono previste trasformazioni, nessuna di quelle fatte qualche settimana fa. Potremmo provare a intonare qualcosa per chiudere, speriamo in bellezza, perché non è detto che ci riesca, perché mi presento Ettore Palazzi, chitarrista. Ciao, grande chitarrista, ci siamo incontrati esattamente un'ora, mezz'ora prima del premio, abbiamo detto che facciamo, perché sia Vicky che il presidente Don Bruno vorrebbero sentire una canzone, qualcosa da cantare. Ettore, sì, no, non dobbiamo dire niente, non diamo troppe spiegazioni, già ho detto che ci siamo visti mezz'ora prima, abbiamo detto proviamo a cantare una canzone del nostro passato, una canzone... credo fosse nel 1944, tra l'altro una canzone molto bella che si inseriva in un contesto storico sociale molto delicato, che era quello della Seconda Guerra Mondiale. C'era una canzone che cantava una voce straordinaria, Nella Colombo, che raccontava di un amore perduto tra le nebbie e i disastri della guerra. Una canzone che poi è diventata famosa negli anni, che qualche tempo fa avete sentito cantare anche in chiave swing da Simona Molinari, e che è Perduto amore in cerca di te, che se la chitarra funziona potremmo provare a accennare. Ettore, se no lo facciamo a cappella, vai, proviamoci, e poi magari mettiamoci dietro un'altra cosa, quello che ci viene in mente, vai. Pensiamo un po' di volume. No, è che a mezzanotte scatta il sequestro di persona, quindi non è che non vorremmo tenerli. Grazie. Mettere più scherzo intanto per... Vai. Solo me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te che più non ho. Ogni voce ascolto, non sei tu. Ogni volto guardo, non sei tu. Dove sei, perduto amore? Ti cercherò, ti troverò, ti seguirò. Io ho tento invano di dimenticare il primo amore, e non si può scordare. È scritto un nome solo in fondo al cuore. Ti ho conosciuto ed ora so che sei l'amore, il primo amore. Città. Passo dalla folla che non sa
Se io ti dovessi provare, vai, accenda, andiamo un po'. Te la faccio io. Penso che un sogno così non ritorni, ma mi vuoi dare la tonalità? Allora, questa è una gem veramente improvvisata. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Comenzó a manejar una cámara con tan solo 4 años. Como el mejor fotógrafo del mundo de naturaleza en categoría joven. So, our first category is 10 years and under, with this wonderfully evocative image, Stinger in the Sun. Muy bien hecho. Es una foto fantástica. Thank you very much. I am very happy. I love very much. Yeah.
ser bene be boli tanha ¿Tú qué quieres, ser de mayor? ¿Lo tienes claro? Ahora... Soy tan pequeño que no tengo tiempo para elegir. Ya. Fotógrafo me gustaría más. O sea, sí. También hago fútbol. Y taekwondo. Ya. Nel comunicare il suo amore per il creato. I nostri complimenti, le nostre congratulazioni a Carlos Pérez Naval. Ladies and gentlemen, thank you very much. I am very happy to be here and be honored with this prize. I travel a lot with my parents, but this is my first time in Rome and Vaticano, so that's perfect for me. I love nature and animals, and I hope with my pictures, people will love it too. Thank you, everybody. Ringraziato, è molto contento di essere qui, dice che è onorato, ha viaggiato molto con i suoi parenti, è la prima volta a Roma e in città del Vaticano, dice che questo è perfetto per lui, anche magari per le sue fotografie, ama la natura e gli animali e spera appunto di che con le sue foto di conquistare, di abbracciare il mondo. Grazie a tutti. Il nostro Carlos, tu apri 9 anni. Queste bellissime fotografie, parla in inglese, parli anche in spagnolo? Sì. Claro che sì. Vale. Vale. Muchas gracias a todos por dejarme estar aquí y estoy muy contento de este premio y además he aprovechado para ver Roma y me ha parecido muy bonito y he hecho muchas fotos. Grazie. Sono anche i genitori di Carlos, seguimi là. Di un figlio straordinario.
Carlos riceve anche intorno una caramella d'argento, simbolo del premio Shank, realizzato dallo scultore Hilelis. Eccolo qua. Premio del paese greco a Carlos Perez Naval. Carlos, da questa parte. Quanto apre? Dove? La macchina. Dove sta la macchina? E fai una foto? Vai, vai. No, no, la fa lui a noi, la fa lui a noi. La macchina. Sì, facciamo, ci facciamo fare una foto da Carlos, voglio dire. Avrà il suo valore. Una foto al Totos del. Vale. Fatevi vedere, fatevi il selfie, ecco. E sta qua? Anche a noi, soprattutto a me. Un selfie a me? No, scherzo. E abbiamo così anche la foto del nostro vincitore, Carlos Perez Naval. Straordinario, a soli 9 anni. Bravo. Bravo, bravo, congratulazioni, grazie. Camminate, ci ha lasciato... Come fatto, sorpresi, a bocca aperta, insomma, questo ragazzo che ha 3 anni ha così tante qualità. Carlos, nos tienes, como decimos en América Latina, con la boca abierta. Yo quisiera que tú tomaras una fotografía de la naturaleza y animales pensando que Dios es el creador de la naturaleza y de todos los animales, incluido el más peligroso, que es el hombre. Posso spiegare un attimo che cosa è la scultura? La scultura è Ulisse, che praticamente sta legato in una nave qua. E qui è tutto l'universo, perché noi andiamo a sogniamo mari, sogniamo quelle cose belle con amore e affetto che noi dobbiamo realizzare. E tutti noi siamo Ulisse. Allora questa è una scultura di Yannis Barthes, lo ringraziamo moltissimo. Allora fermi lì perché abbiamo ancora un altro momento. Gracias. Muchas gracias. Ciao Carlos, hola Carlos. Questo era un piccolo Messi, eh? I vini di Rodano Paolo Pini dal 1846. Ringraziamo le autorità presenti, il pubblico, fatemi un applauso, grazie di cuore. Grazie ovviamente all'organizzazione del premio Sciacca e appuntamento al prossimo anno. Grazie.